Ciao ragazzi, sono Simone Salernitano, maestro nazionale e collaboratore tecnico di MV Padel. Oggi parleremo di impugnature. L'impugnatura che utilizziamo nel padel è l'impugnatura Continental, detta anche comunemente a martello. Consigliamo un'impugnatura Continental perché è un'impugnatura che ci consente di colpire la palla con le rotazioni che utilizziamo più spesso, ovvero la rotazione piatta e in backspin. Andiamo a vedere come impugnare la racchetta con un'impugnatura Continental correttamente. Appoggiamo la mano sul profilo della racchetta, in questo modo, e facciamola scivolare verso il basso fino ad arrivare all'inizio del manico. Chiudiamo la mano, terremo l'impugnatura Continental. Oltre questa impugnatura ci sono alcune varianti che sconsigliamo soprattutto a livello amatoriale perché si utilizzano soprattutto per colpi un po' più articolati, come può essere per esempio un'impugnatura Eastern di rovescio che si utilizza nel tennis per il rovescio ad una mano e la utilizziamo per colpi come la vibora o il per tre. Ci può servire questo movimento, questa impugnatura in questo movimento perché riusciamo a dare maggiore effetto alla palla, perché in entrambi i colpi dobbiamo dare molto effetto e molta rotazione alla palla e questa impugnatura ci consente e ci aiuta a dare maggiore effetto e maggiore velocità. È importante avere la mano all'inizio del manico, quindi in fondo alla racchetta, e non lasciare nessuna parte del manico scoperta, perché più giù l'avremo, maggior parte della racchetta riusciremo ad utilizzare, considerando che noi dobbiamo considerare la racchetta come prolungamento del nostro braccio. Più lunga sarà la racchetta, più semplice sarà colpire la palla. Le altre due rotazioni che possiamo utilizzare nel padel, quindi le impugnature Eastern di rovescio e Eastern di dritto, possono essere utilizzate ad un livello più avanzato anche per colpi come l'uscita di parete molto bassa, perché in quel caso riusciamo a mettere con quell'impugnatura la racchetta tra la palla e il suolo e proviamo a fare un pallonetto colpendo la palla dal basso verso l'alto, cosa che l'impugnatura Continental non ci consentirebbe a meno che non lo facessimo utilizzando il polso. Nell'impugnatura è importante sfruttare tutte e cinque le dita della mano. Infatti l'errore più comune nel padel è quello di tenere l'indice alzato sul manico oppure appoggiato sul cuore della racchetta. Questa posizione non ci consente di impugnare correttamente la racchetta e di conseguenza non ci consente di colpire bene la palla. Abbiamo visto l'impugnatura Continental, l'impugnatura Eastern di dritto e di rovescio, quindi ci vediamo in campo per il prossimo colpo. Ciao ragazzi!